Pizzarotti, il sindaco qua, è un onesto che sta rovinando la scaletta dei ladri, che è sistematica, gliela sta rovinando perché lui non ruba. Ha fatto il bilancio delle spese del Consiglio Comunale degli ultimi 3 mesi. Sai quanto hanno speso in 3 mesi il Consiglio Comunale di Parma? 86 euro, che è troppo, che io sono di Genova, ho detto cazzo, qui c'è qualcosa che non mi quadra. Magari 20 o 30 euro se l'è messi in tasca, poi controlleremo. L'Italia è rotta? L'Italia è già rotta, te l'ho già detto qual è il significato. Noi ci siamo rotti, nel 2011 siamo falliti, non potevamo fallire se no ci portavamo via tutta l'Europa, perché il nostro debito per metà è in mano a banche straniere. Allora, avevamo dato il debito, sai che la Merkel andava in Cina a vendere, non i bond tedeschi, vendeva i bond italiani, se li buttava via. Ma c'è un particolare che forse vi sfugge a voi, che adesso le banche danno soldi alle banche, 1.000 miliardi della BCE, che sono sempre soldi nostri, alle nostre banche. Le nostre banche non possono dare una lira a nessuno, perché non è quello il compito. Il compito è prendere questi soldi e ricomprare il nostro debito presso le banche francesi e tedesche. Mi segui? Mi segui? Ma non li compra al prezzo reale di oggi, perché noi, i nostri bond, valgono, la nostra economia vale il 30% di meno. Lì li ricompriamo al prezzo di quando l'hanno pagati loro. E allora il nostro debito aumenta, e questo giro aumenta, e questo debito aumenta, gli interessi sul debito sono composti, quindi arriviamo a 100 miliardi di euro di interessi all'anno che strangolano qualsiasi riforma. Monti è lì per questo, per far riprendere i crediti a questi qua e poi mollarci. Ci mollano fra 6 mesi, appena hanno recuperato i soldi, ci mollano Spagna, Grecia, non ci interessano più, non interessano più al mercato il Sud Europa, perché l'Europa ha ancora questo spirito che se della luce del mondo, non è più niente l'Europa. Siamo stati nell'Ottocento, abbiamo conquistato popoli e sembra che il mondo non possa sopravvivere senza l'Europa. Il mondo sopravvive benissimo senza l'Europa adesso. Nelle prime 10 società che ci sono in Europa oggi non ce n'è una europea di innovazione e di tecnologia. 9 sono americane e l'ultima è cinese. O facciamo un mercato insieme noi, con un euro più debole, come hanno fatto il Sud America, non che si sono messi insieme. L'Ecuador ha detto non pago il debito, l'Argentina ha detto te lo pago prima, andate a fare in culo tutti. L'Argentina ha sofferto per 10 anni, no? Cioè, non hanno mica venduto niente, non si sono svenduti i diritti e i doveri delle persone, no? Anzi, hanno nazionalizzato il petrolio, hanno nazionalizzato una banca, hanno fatto delle operazioni, hanno investito nella piccola media impresa, nell'innovazione, nella tecnologia, e in 10 anni sono usciti dalla merda. Hanno pagato 16 mesi prima 12 miliardi con un assegno così, la Kirchner gliel'ha tirato in faccia a manata al Fondo Monetario e poi li ha denunciati. Ti sembra un comico ora? Dimmi la verità. Con questa intervista mi guardi così. Io ti sembro un comico? Ho ancora qualcosa di comico? Io non sono più un comico. Noi non vogliamo cambiare classe politica. Non vogliamo il 12, 15, 27%. Questa è una rivoluzione di civiltà, di pensiero, di cultura, non di politica. Cioè, questi che abbiamo visto del Lazio, della sinistra, è una sublimazione, è furto sul furto, cioè è furto elevato alla seconda potenza, cioè tu rubi su una cosa che hai rubato e non se ne rendono conto che quei soldi lì non sono i loro. Loro amministrano, e anche se amministrano soldi rubati ai cittadini, rubano dei soldi rubati. Io sono l'ultima speranza vostra. L'ultima, sono l'ultima vostra speranza. Se fallisco io, il movimento, arrivano gli Alba Dorata.